Vogliamo cominciare qui, da dove Padre Pio ha mosso i primi passi. Vogliamo cominciare dall'inizio. Ecco, oggi possiamo dire allora si concentrano essenzialmente quattro eventi. Ricordiamo la vestizione di San Pio, la sua prima professione avvenuta qui in questa chiesa. Cominciamo a ricordare, a celebrare la sua stigmatizzazione e anche la sua morte. Quattro eventi, quattro momenti importanti della vita di Padre Pio. Ecco, mi chiedevo cosa lega questi eventi, qual è il filo rosso, il senso di questi quattro momenti della sua vita, cosa li lega? Ecco, credo che questi quattro momenti sono essenzialmente quattro passaggi che hanno segnato la trasformazione del giovane Francesco Forgione e poi di Padre Pio. Quattro trasformazioni, una diversa dall'altra. Celebriamo la vestizione di Padre Pio, che possiamo definire una trasformazione esteriore. Si cambia esteriormente, si cambia un abito. Celebriamo la sua prima professione, che definirei più che altro una trasformazione interiore. Quando un religioso emette la professione, visivamente non cambia nulla, ma in sostanza cambia tutto. Celebriamo la stigmatizzazione, che definirei una trasformazione straordinaria. E poi celebriamo anche la morte, che vorrei definire trasformazione misteriosa. Sono quattro dimensioni che ritroviamo nella vita di San Pio, ma che, ripeto, si ritrovano nel cammino di ogni cristiano. In fondo, il cammino cristiano, la vita, che cos'è se non una continua trasformazione? Ce lo insegna la natura. Le cose cambiano, si intrecciano, anche cronologicamente. Non sono disposte in una maniera fissa, possono invertirsi nel loro ordine, ma sono dimensioni necessarie nella vita cristiana. Partiamo dalla vestizione. Abbiamo detto che è il cambiamento esteriore. La vestizione nella vita di un religioso è un momento importante, perché è un momento che visivamente cambia la vita. Penso tutti quanti noi ricordiamo, io ricordo con particolare vivezza, il momento in cui sono tornato a casa rivestito dell'abito francescano. È stato un momento particolare, tutto è cambiato, tutti ti guardavano in un modo diverso. La vestizione ha questa caratteristica, è un momento in cui cambia l'esteriorità. Significa spogliarsi, cambiare esteriormente per rivestirsi di qualcos'altro. La vestizione per un religioso è lasciare qualcosa, per accogliere qualcosa di nuovo. Nella vita di Padre Pio, quel giorno, ma nella vita di ogni religioso, il momento della vestizione è anche il momento in cui ci si separa dalla propria famiglia. Francesco Forgione lascia la sua Pietrelcina, lascia sua madre, lascia i suoi luoghi, i suoi affetti, lascia il luogo di nascita, la sua chiesa, per fare ingresso in una nuova famiglia. Ecco, anche questo segno esteriore, in fondo, è il segno forte di una volontà interiore, è una volontà interiore che possiamo dire cambia anche l'esterno. Il segno dell'abito religioso è il segno di una novità di vita, è il segno di un cambiamento. Ecco, nella vita di ogni cristiano è necessario anche il cambiamento esteriore. Spesso siamo portati un po' a sminuire questo aspetto, no? Spesso siamo tentati di togliere il peso che la forma ha nelle cose, ma nella vita cristiana è importante anche l'esteriorità, anche ciò che si vede. Lo facciamo nel battesimo, dove quel mistero di cambiamento è raffigurato dalla veste bianca, dall'abito bianco che viene consegnato al cristiano. C'è un cambiamento esteriore che poi si ripete. La vestizione in fondo è la ricerca anche di una identità. Vestire un abito significa dire chi sono. Ecco, questo è quello che il cristiano fa in tutta la sua vita. Cerca la sua identità, cerca di capire chi è, chi sono io, è la grande domanda di Francesco. Chi sono io? Diceva davanti al Signore. Pio, il piccolo Francesco Forgione, entrando qui nel noviziato, acquista una nuova identità.
la famiglia francescana, la famiglia cappuccina. Acquista, assume una nuova forma di vita per vivere il Vangelo. Qui Padre Pio si inserisce nella storia della nostra provincia, di questa specifica comunità di fede che è la Fraternità Francescana Cappuccina, quella della nostra provincia. La professione, il cambiamento interiore, è il dono di sé, è il momento in cui il religioso dice a Dio il dono di tutta la sua persona. La professione ci dice che non basta l'aspetto esterno, lo diciamo, l'abito non fa il monaco, ma c'è bisogno di un coinvolgimento di tutta la persona. La professione ci rivela il coinvolgimento profondo nelle scelte che siamo chiamati a fare, che il cristiano è chiamato a fare. La professione dei tre voti mette in gioco il rapporto con se stessi, il rapporto con le cose, il rapporto con gli altri. Ecco dove deve trasformarsi il cristiano, ecco dove San Pio comincia a trasformarsi, nel rapporto con se stesso, nel rapporto con le cose, nel rapporto con gli altri. E questo sarà un bisogno che Padre Pio avvertirà impellente: donarsi a Dio, continuare a donarsi a Dio, sarà il desiderio di tutta la sua vita. Continuamente egli scriverà nelle sue lettere, esprimerà il desiderio di diventare uno con il suo Signore. Questo è quello che in nuce contiene la professione dei voti. Ecco, Pio comincia qui questo cammino, comincia qui il desiderio di diventare uno con il suo Signore. Addirittura sappiamo, Padre Pio esprimerà questo desiderio anche con termini che ci lasciano un po' sconcertati. A un certo punto, ma lo ritroviamo anche in San Paolo, questo modo di esprimersi, Pio desidera la morte per essere unito al suo Signore. Vede la morte come il momento in cui questo diventare uno con il suo Dio si realizza. La sofferenza di Padre Pio sarà proprio quella di vedere allontanarsi questo momento, il momento dell'unirsi con il suo Signore. Ecco, la professione e la vestizione di San Pio ci ricordano l'importanza dell'esteriorità e dell'interiorità nel cammino cristiano. Lo sappiamo, l'esteriorità può anche fingere. Con l'esteriorità noi possiamo anche ingannare. Nell'interiorità non possiamo ingannare. Non possiamo ingannare il Signore, non possiamo ingannare gli altri. L'interiorità sicuramente è più forte, è più faticosa, ma questo è il cammino che trasforma anche l'esterno. San Pio diceva, esprimendo questa trasformazione interiore ed esteriore, la sintetizzava in questa formula: vorrei essere un figlio meno indegno di San Francesco. Questo è il cammino che comincia qui. Qui Pio comincia a diventare un altro Francesco, per diventare un altro Cristo. La stigmatizzazione, dicevo, è il cambiamento esteriore, perché le stimmate sono un segno esterno, sono un segno visibile, ma è una trasformazione straordinaria. Abbiamo detto trasformazione interiore, trasformazione esteriore. Padre Pio ci parla anche di una trasformazione straordinaria. Le stimmate sono un intervento di Dio nel corpo di Padre Pio. È una trasformazione che è operata dal Signore. Nessun uomo può darsi questa trasformazione. Ecco, questa realtà, la realtà delle stimmate di Padre Pio, ci rivela che nel nostro cammino cristiano, oltre al nostro sforzo che coinvolge l'interiorità e l'esteriorità, c'è bisogno di qualcosa di straordinario, c'è bisogno dell'intervento di Dio. Per essere veri cristiani, per essere seguaci di Gesù, abbiamo bisogno dell'intervento straordinario di Dio. Solo Lui può marchiare nel nostro cuore, nella nostra carne, l'immagine di Cristo. I nostri sforzi non bastano, il nostro impegno non ci porta lontano. L'intervento di Dio cambia il suo fedele. Il cammino di Padre Pio allora rivela le dinamiche del nostro cammino cristiano. Padre Pio è cosciente di tutto questo, è cosciente di quanto nella sua vita è importante l'azione di Dio. Anche questo è ripetuto diverse volte nelle sue lettere. Dio, dice Padre Pio, va operando in me
le sue operazioni con l'azione del suo spirito. Ecco le trasformazioni del cristiano, il proprio impegno, ma l'intervento straordinario di Dio. E le stimmate diventano un segno dell'impegno di Padre Pio, dell'azione straordinaria di Dio, diventano un segno per ogni cristiano. Oggi quei segni richiamano ancora la Chiesa, la società, a riflettere sull'amore di Dio, sull'azione salvifica del sacrificio di Gesù. Oggi quei segni sono un richiamo per tutta la Chiesa, per ogni credente, a guardare, come abbiamo cantato all'inizio, l'immagine di Cristo che è nella Chiesa, che è nel volto e nella storia di Padre Pio. La morte, l'ultima trasformazione, possiamo chiamarla la trasformazione misteriosa, di cui non possiamo comprendere fino in fondo il significato, il senso. Come ci dice la liturgia, nella morte la vita dei tuoi fedeli non è tolta, ma trasformata. La morte è l'ultima trasformazione. In fondo, se ci pensiamo, tutte queste tappe, la vestizione, la professione, la stigmatizzazione, portano in sé già il segno del morire. Il segno del morire per rinascere. La morte, in senso cristiano, diventa un momento di trasformazione. Diventa non la fine della vita, ma il fine della vita. Lo diceva Padre Pio, voglio essere unito al mio Signore e questo si realizzerà nella mia morte. Il cristiano allora è invitato a vivere continuamente questa trasformazione. Possiamo comprendere la trasformazione misteriosa della morte se viviamo continuamente questa logica del morire per risorgere. La natura, che citavo all'inizio, trova nella morte il suo non senso, trova nella morte il suo vicolo cieco. La fede cristiana, per la presenza di Gesù, trova nella morte il suo fine, trova nella morte la trasformazione ultima, diventare come Gesù, essere unito a Gesù. Ripeto, le tappe che abbiamo percorso avevano essenzialmente questo fine, rendere il cristiano come Gesù. In fondo, essere cristiani non è nient'altro che questo, essere come Gesù. Ecco, credo che questa serata, questo evento, queste memorie che vogliamo vivere in questo anno ci portano a ravvivare, a rinsaldare il nostro cammino cristiano, ci portano a lodare Dio per il dono di Padre Pio, per il suo esempio di cammino cristiano, ci portano a riflettere sulla nostra logica di vita, sulle nostre dimensioni. Ecco, assumiamo anche noi queste quattro trasformazioni. Cerchiamo di vivere anche noi nella nostra vita cristiana tutte queste dimensioni. Spesso, ripeto, rischiamo di tralasciarne qualcuna, rischiamo di non completare il nostro cammino. Se ci fissiamo solo su una di queste dimensioni, rischiamo di andare fuori strada, di perdere il coinvolgimento totale che la fede richiede. Ecco, tutto questo non ci spaventa, tutto questo lo vediamo realizzato nella vita di San Pio, lo vogliamo contemplare in quest'anno. Tutto questo non ci spaventa, perché tutto avviene sotto la guida del buon pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore ci conduce per una strada, a volte in salita, a volte di cui, ecco, non vediamo il proseguimento, a volte luminosa, a volte chiara, a volte limpida. Il Signore è il mio pastore, è l'unica certezza, è l'unico fondamento a ogni nostro passo. Doni il Signore a tutti quanti noi di trovare anche attraverso questa Santa Eucaristia la forza, il coraggio per essere lieti nel cammino che Egli stesso ci indica.